Buonasera a tutti, ma gran parte delle cose che volevo dire ovviamente sono state contenute e raggiunte nel discorso del sindaco. Io volevo semplicemente dire una cosa, che questo è il mio secondo mandato da consigliere comunale. Io ho fatto il consigliere comunale con il sindaco precedente, non me ne voglia Enzo, ma io non ho mai visto un'amministrazione così sollecita al lavoro e alla dedizione per mettere in campo che cosa? Un risanamento dei conti per far sì che noi, come avete potuto vedere, le 104 sentenze che abbiamo adesso votate erano dal 2002 al 2015, quindi nessuna è imputabile direttamente a questa amministrazione. Noi stiamo facendo un atto di risanamento dei conti che ritengo che non abbia precedenti, almeno da quello che è la mia conoscenza per quanto riguarda l'amministrazione comunale del Comune di Casoria. E questo, considerato che siamo a 2 anni di amministrazione, in 2 anni noi abbiamo come obiettivo quello di azzerare una situazione che era, diciamo, regressa negli anni. Io penso che un'opposizione che fa bene il suo lavoro deve anche guardare al di là di quello che gli conviene in quel preciso istante, in quel momento, perché risanare i conti di un'amministrazione io penso che sia nell'interesse generale della cittadinanza, fondamentalmente, perché se noi riusciamo a risanare possiamo avere, diciamo, una progettualità che passi attraverso dei conti che siano in ordine, quindi questo ci permetterà meglio di affrontare il futuro. Grazie consigliere Rossino. Consigliere Pignati.